nello specifico della teoria, perché appunto ho visto che il professore ha fatto le slide, facevano tutte le sue presentazioni, quindi cercherò di spiegarvi sostanzialmente come fare le simulazioni che servono quindi per l'applicazione del cleaning. Allora, in queste slide quindi vi spiego qual è lo scopo del gioco, perché a volte non è chiaro dove vogliamo arrivare. Allora, quindi, come vi ho detto, noi che cosa abbiamo? Abbiamo delle serie, in teoria, che cosa avremo? Abbiamo queste serie temporali di queste pulsanti meteorologiche, che sono appunto le precipitazioni, le temperature, come vi ho detto prima, l'umidità, la velocità del vento e così via, che sono necessarie alla nostra analisi idrologica. Ovviamente queste stazioni di misura, come vi ho detto, saranno sparse nel nostro dominio di interesse, quindi magari nel vostro sottobacino potrebbe essere che c'è una stazione, oppure potrebbe essere che non ce n'è nessuno. Quindi che cosa vogliamo? Che cosa vorremmo fare? Vorremmo riportare sostanzialmente, cioè spazializzare queste misure e riportarle dalle stazioni di misura, quindi attraverso un'interpolazione, ai centroidi delle nostre CPU. Quindi voi attraverso con l'analisi geomorfologica che avete fatto avete quindi delineato il vostro bacino e siete andati a identificare quali sono i sottobacini di interesse. Poi avete estratto i centroidi e quindi noi l'analisi idrologica la andremo a fare considerando quindi i centroidi delle CPU. Quindi dobbiamo considerare in modo concentrato tutti i processi che avvengono nel centroide del nostro sottobacino. Quindi lo scopo del gioco, diciamo, delle esercitazioni di oggi è utilizzare un interpolatore spaziale che serve appunto a spazializzare i dati che noi avremo in diverse stazioni di misura a riportare nei centroidi delle nostre CPU. Per esempio questo è il caso dell'ISARCO. Allora, che cosa abbiamo? Che praticamente tutti questi in giallo sono appunto centroidi che abbiamo trovato nel nostro bacino dell'ISARCO. Ma le stazioni di misura sono queste in rosso. Come potete vedere, praticamente in quasi nessun caso la stazione di misura coincide col centroide. Quindi quello che vogliamo fare noi è praticamente riportare attraverso questo algoritmo che appunto si chiama cleaning, spazializzare i dati in modo da andare ad avere le misure, quindi a ricostruire le misure nei centroidi delle nostre CPU. Quali sono le regole del gioco? Allora, innanzitutto quindi noi andiamo a studiare il semivariogramma sperimentale. Che cosa significa? Che noi andiamo a studiare come varia, quindi qual è la varianza, la semivarianza sui dati sperimentali, sui dati delle nostre stazioni. Una volta che noi abbiamo analizzato la semivarianza sperimentale, dobbiamo andare a cercare di fare un fitting della nostra semivarianza sperimentale attraverso dei modelli teorici. Dopo vedremo meglio che cosa significa. Quindi si passa da un valore sperimentale a un valore teorico. Questo valore teorico è necessario appunto per il calcolo del cleaning. Quindi i tre step che faremo oggi e che vi farò vedere saranno: come si calcola la semivarianza sperimentale, quindi l'experimental semivariance, come si fa il fitting con un modello teorico, e infine come si applica il cleaning. Quindi questo è quello che vi farò vedere oggi. Allora, questo è un workflow un pochino più complicato, in cui praticamente in ognuno di questi blocchi sono descritte le componenti che andremo ad utilizzare oggi. Quindi iniziamo come al solito con le componenti che leggono i nostri dati d'ingresso, che sono praticamente la componente che legge lo shape file contenente le coordinate delle stazioni di misura. Quindi nel nostro caso, per esempio nell'ISARCO, le stazioni di misura erano quei puntini che erano in rosso. Quindi avremo bisogno di uno shape file contenente le coordinate delle diverse stazioni di misura. E poi ovviamente avremo bisogno di un file, che è un file CSV, cioè un file separato da virgola, comma separated value, che sarà letto dalla componente timestamp e return reader. Questa componente che cosa fa? Per ogni timestamp, quindi per ogni data, ad esempio la mezzanotte del 16 gennaio del 2008, lui legge il valore relativo a quella stazione di misura. Quindi la stazione di misura numero 10 sta misurando 10 gradi
e così via. Questi due sono gli input della componente del semivariogramma sperimentale. Quindi la componente del semivariogramma sperimentale che cosa fa? Va a calcolare la semivarianza a diversi intervalli di distanza. Quindi va a calcolarsi per diversi intorni qual è la semivarianza tra le stazioni. Quindi abbiamo detto gli input sono quelli che vi ho detto, in output quindi che cosa avremo? Avremo due serie temporali, quindi due file CSV, che sono appunto il file con i semivariogrammi sperimentali per ogni time step, quindi per ogni time step, per ogni istante temporale, io avrò un semivariogramma sperimentale. E il file con le distanze, che sono appunto gli intervalli in cui sono state calcolate queste semivarianze. Questi due output saranno, con il solito schema di connessioni out-to-in, saranno input di altre componenti. Una di queste componenti è appunto il semivariogramma teorico. Adesso magari mi spero voi abbiate ben in mente che forma un semivariogramma, ma ad esempio se noi andiamo su degli assi, allora generalmente si esprime la semivarianza sull'asse dell'y e la distanza h sull'asse dell'x. E quindi cosa si servirà? Si servirà un andamento di questo tipo, dove appunto questi qua sono tutti le classi di distanza che noi siamo andati a considerare. Quindi questa sostanzialmente sarebbe la semivarianza delle nostre stazioni. Questo qua per esempio per le ore mezzanotte e 00 del famoso 16 gennaio del 2008. Ok? Una volta che noi abbiamo ottenuto un andamento di questo tipo, che è il nostro semivariogramma sperimentale, che cosa andiamo a fare? Andiamo a cercare un modello teorico che meglio approssimi l'andamento. Ragazzi, però dove state zitti? Ora. Ok. Che meglio approssimi l'andamento del semivariogramma sperimentale. Quindi in questo caso, per esempio, cercheremo un modello teorico che faccia un fitting di questo tipo, del nostro semivariogramma sperimentale. Ovviamente questo modello teorico avrà dei parametri, questo il professore ve l'ha fatto vedere, che si chiamano nugget, seal e range. Dopo andremo a vedere che cosa sono nello specifico. E quindi riusciremo a ricostruire quindi questa curva attraverso un modello teorico. I parametri di questa curva, che sono appunto il seal, il nugget e il range, saranno gli input necessari per il kriging. Allora, stavo dicendo, quindi il semivariogramma teorico quindi serve appunto a trovare questa curva che interpola al meglio i nostri dati, quindi la nostra semivarianza sperimentale. Come facciamo a decidere, quindi a calibrare i vari parametri di seal, nugget e range per il fitting, e quindi per ottenere la corrispondenza migliore tra il semivariogramma teorico e quello sperimentale? Attraverso questo calibratore, particle form si chiama. Allora, come funzionano i calibratori? Non so se avete mai utilizzato un calibratore, se il professore vi ha introdotto il concetto. Ok, allora praticamente noi abbiamo i dati simulati, quindi abbiamo la nostra serie di dati simulati. In questo caso sarà appunto i valori saranno appunto i valori del semivariogramma sperimentale. Facendo variare i parametri del modello, quindi in questo caso il seal, il nugget e il range, il calibratore genera una serie di valori simulati. Che cosa fa poi? Va a confrontare i dati simulati con i dati misurati e va a calcolare degli indici, si chiamano degli indici di goodness. Cioè praticamente va a calcolare ad esempio lo scarto quadratico medio, il bias, oppure il mesh subgraph, sono tutti degli indici di goodness che ci danno un'idea della bontà della nostra stima. Cioè, immaginiamo che questi sono sempre i dati che noi vogliamo andare a, di cui noi vogliamo andare a fare il fitting. Allora, quindi per un time step generico, il
calibratore assegna tre valori di range, nugget e seal, e quindi andiamo a ottenere una curva di questo tipo. Quindi per ogni curva che ha generato lui va a calcolare quindi magari questa differenza e va a calcolare questi indici di goodness. Calcola questi indici di goodness e vede che per questa terna di parametri questa curva dà dei pessimi indici di goodness perché appunto non becca nessun dato. Quindi al time step successivo va ad assegnare un'altra terna, ad avere un'altra, a generare un'altra serie di simulate e ottiene una curva di questo tipo. Anche questa curva non è buona, quindi che cosa fa? Scarta anche questa curva perché appunto gli indici di goodness non sono buoni. Fa questo processo in modo iterativo fino a che appunto attraverso diversi algoritmi, che in questo caso ad esempio è il particle swarm, che cosa fa? Va a variare i parametri fino a che non trova qual è la curva ottima, cioè quella per cui gli indici di goodness sono i migliori. Ok? In questo caso, quindi, questo è il funzionamento generale di un calibratore, ma noi utilizzeremo, vi farò vedere, quindi, il calibratore che si chiama Particle Swarm. Quindi, il Particle Swarm, che cosa vuole sapere? Che cosa vuole? La serie misurata e il modello da utilizzare, in modo che lui genera terne di parametri, va a vedere gli indici di goodness, calcola questi indici, se sono buoni, allora significa che abbiamo ottenuto la terna di parametri perfetta. Altrimenti ripete il processo fino a che non trova la terna di parametri perfetta. Ok? Allora, quindi questo già ve l'ho detto, praticamente quindi l'input della nostra componente del semivariogramma sperimentale sono due, quindi sono la serie temporale con le misure, lo shape file contenente le stazioni. E gli output saranno quindi le serie temporali del semivariogramma e delle distanze. Allora, non so se siete riusciti ad aprire il progetto MS, l'avete scaricato? Sì? Ok, allora come al solito avviate la console, aprite il progetto e aprite il sim file che si chiama ev.sim. Ev sarà per Experimental Background. Fino a questo momento ci sono domande, cose poco chiare? Siete confusi? Dispersi? No. È stata chiara? Siete arrivati come me a aprire il progetto? No, ora no. Ok. Un minuto che? Per scaricarlo? Se vuoi,
l'altra volta vi ho fatto vedere quindi i simfile per la radiazione, spiegandovi che rispetto ai simfile che vi ho fatto vedere per l'analisi geomorfologica, questi sono leggermente diversi. E in cosa sono diversi? Sono diversi nel fatto che in questo caso noi abbiamo a che fare con delle serie temporali di dati. Quando abbiamo fatto l'analisi geomorfologica noi producevamo una mappa. Invece in questo caso noi abbiamo a che fare con serie storiche di dati. Questa esercitazione in particolare vi farà vedere, utilizzerà quindi le serie di temperatura e quindi vi farà vedere come si fa a fare la spazializzazione della temperatura. Questo perché quindi quando nel simfile sono presenti due righe in più rispetto a quelle che vi ho fatto vedere l'altra volta, che sono la data d'inizio e la data di fine simulazione. Nel nostro caso ho scelto di lavorare su questo mese di giugno del 2008, quindi dal 1 giugno al 30 giugno, ok? Perché? Perché questi sono i dati che ho scelto, va bene così. Poi troverete delle serie storiche di dati più lunghe, quindi 2-3 anni, 1 anno, 5 anni, 10 anni, e quindi il vostro periodo di simulazione sarà dall'inizio della vostra serie storica alla fine della vostra serie storica, ok? Mi raccomando alla formattazione dei dati. L'altra volta Michele vi ha fatto vedere questa piccola componentina che vi formatta automaticamente i dati. Una delle cose fondamentali è come scrivete le date. Quindi le date dovranno essere scritte come anno, mese, giorno, ora. Ok? Rispetto a un'altra differenza rispetto al simfile che vi ho fatto vedere per l'analisi geomorfologica è anche quest'altra riga, while. Che cosa ci dice questa riga? Ci dice che while, quindi fino a che il lettore di dati, quindi che sarebbe il reader data, continua il processo, continua a leggere i dati, quindi fino a che siamo in un ciclo praticamente, fino a che questo ciclo va avanti e non legge i dati, lui deve fare tutto quello che è scritto quindi nel simfile, quindi deve ripetere il calcolo, ripete il kriging, ripete il calcolo della radiazione fino a che non finisce la serie di scorrere tutta la serie temporale. Quindi dalla start date alla end date lui deve fare questo calcolo. Ok? Poi praticamente il simfile è molto simile, la struttura è molto simile al simfile che vi ho fatto vedere per l'analisi geomorfologica, quindi ci sono sempre le tre parti, le tre famose parti. Componenti, parametri e connessioni. Quindi in questo caso nel simfile del semivariogramma sperimentale le componenti che ci serviranno saranno il reader dei dati che vi ho detto prima, quindi in questo caso noi stiamo leggendo dati di temperatura. La componente che legge dati di temperatura, serie storiche di dati di temperatura è questa cosa lunghissima, OMS, Time Series Iterator Reader si chiama, OMS perché OMS, Time Series perché è una serie temporale, Iterator Reader perché appunto itera sulla serie e la legge. Poi abbiamo un'altra componente che è appunto la componente che legge gli shapefile, che appunto sono i file contenenti le coordinate delle stazioni di misura. Poi avremo la nostra componente appunto che fa il calcolo del semivariogramma per ogni time step e per tutte le stazioni di misura, quindi questo va a calcolare la semivarianza sperimentale. E poi ci saranno due componenti che sono appunto il writer, quindi dei file CSV in output, che sono appunto le distanze e i semivariogrammi sperimentali. Ok? Prima di iniziare a fare questa simulazione però vorrei per farvi vedere come sono fatti i dati, così ci chiariamo meglio. Così ci chiariamo meglio le idee. Allora, quindi se andate in MyLab, esercitazioni di idrologia 2017, nella cartella dati c'è appunto, ci sono due cartelline, Isarco e Lovebail. Noi oggi lavoreremo con i dati dell'Isarco. Allora, i dati che andremo a utilizzare sono questi qui, temperature giugno 2008. Appunto noi stiamo lavorando con tutto il mese di giugno del 2008 a scala oraria. Allora, io vi faccio vedere questo file, cerco di farvi vedere questo file, in cui c'è quello che vi dicevo. Allora, c'è praticamente un'intestazione di
iniziale, che è sempre la stessa. Che è quella che vi genera la componentina che vi ho scritto per la formattazione dei dati. Poi qui c'è questa riga che si chiama ID. Adesso ve la seleziono. Ok. Allora, questi ID che cosa sono? Sono gli identificativi delle stazioni. Cioè, la ID 1025 significa che c'è una stazione numerata con appunto 1025. Che cos'è questo 1025? Quando noi andiamo ad aprire lo shapefile contenente le nostre stazioni, significa che nello shapefile ci sarà una stazione che si chiama 1025. Nella prima colonna, come al solito, ci sono le date, quindi come potete vedere qua siamo al 2008-06-01, da mezzanotte si parte, poi va stare l'1, poi va stare 2, eccetera, eccetera. E poi tutti i valori che ci interessano sono appunto separati da virgole. Fate attenzione perché se formattate questi dati con Excel, lui vi metterà come sempre a separatore automatico il punto e virgola, perché avete sicuramente Excel, il vostro computer impostato in italiano. Quindi dovete stare attenti al separatore. Quindi OMS vuole la virgola. Quindi per la stazione 1025 che cosa si vede? Che per il primo time step, quindi per il primo di giugno del 2008, il valore della temperatura misurata sarà 8 gradi.3. Ok? Cioè la prima colonna di dati 1025, la prima colonna sarà associata alla stazione numero 1025. Che cosa fa il programma? Automaticamente associa all'ID della stazione, quindi il 1025, le sue coordinate, che andrà a prendere dallo shapefile. Quindi se io adesso vi apro lo shapefile che si chiama ora stazioni meteo, con molta calma, comunque vi farò vedere che praticamente esisterà quindi questa stazione che si chiama 1025 che ha determinate coordinate. Vediamo che questa qui è appunto la stazione 1025, che ha una determinata quota che si trova in provincia di Bolzano, quindi andiamo a vedere tutte le informazioni di questa stazione. Se vogliamo andare a vedere dove si trova, facciamo lo zoom sulla mappa e vediamo che appunto è questa stazione. Quindi questa stazione, che è la numero 1025, sta misurando nel primo giugno del 2008 8.3 gradi, ok? Analogamente la seconda stazione, che sarà la 1284, sempre il primo giugno del 2008, sarà invece misurando 5.4 gradi. Quando invece c'è una stazione un po' birichina, tipo la 90631, questa stazione non sta misurando nulla. Come faccio a capirlo? Meno 999 significa che è novale. Quindi quella stazione per qualche motivo in quel momento la ferma. Era rotta, era in manutenzione, oppure non l'avevano ancora installata. Ci possono essere tanti motivi per cui ci sono i novali. Quindi voi che cosa dovete fare? Dovete prepararvi questo file in cui ad ogni stazione di misura che è nello shapefile, quindi per esempio io sono riuscita a trovare il mio sottobacino e il mio bacino di interesse, tre stazioni di misura. Quindi avrò uno shapefile con le tre stazioni di misura che ho trovato e un file CSV come questo in cui ci saranno le tre colonne con i tre dati, con le tre serie di dati misurati. Quindi abbiamo visto quali sono le componenti che sono necessarie al calcolo del semivariogramma sperimentale. Andiamo a vedere quindi quali sono i parametri di queste componenti. Allora, quindi abbiamo detto che dobbiamo leggere il file contenente temperature, quindi il file che vi ho appena mostrato, che era appunto temperature giugno 2008.
questa componente? Allora sarà ovviamente il percorso del file che dobbiamo fargli leggere, quindi home è sempre la stessa, quindi quella definita dal progetto, quindi voi non dovete andare a modificare il campo home. Poi ci saranno quindi la cartella data, i dati erano nella cartella in salvo, e i file, i dati che devo andare a leggere sono appunto temperature giugno2008.csv. Poi lui vuole sapere il campo contenente it, come si chiama, ed era appunto it scritto grande. Poi vuole sapere qual è l'inizio e la fine delle vostre simulazioni, e voi l'avete definito all'inizio del sim file, quindi in questo campo dovete lasciare start date ed end date, così come l'ho scritto. Poi vuole sapere il time step. Noi stiamo lavorando a scala oraria, quindi questi sono 60 minuti. Se passate a lavorare a scala giornaliera saranno 60x24. Okay? E poi vuole sapere i file no value, cioè i valori che indicano le no value nella serie storica. Nel nostro caso era meno 999. Voi potete scegliere di mettere meno 999.0, meno 999, potete scegliere di mettere qualsiasi valore, meno 2.000, 2 milioni, basta che voi qui lo specificate, ok? Quindi questa è il file, la componente che vi legge i file di input che sono le temperature. Dopodiché dovete andare a specificare qual è il file contenente le coordinate della stazione di misura, quindi sarà un file shape, e quindi dovete dare il percorso a questo file, che sarà ancora data esatto quel file che vi ho appena aperto, che è le stazioni meteo, quindi tutte le stazioni meteo che abbiamo. Dopodiché ci saranno i parametri delle componenti, la componente che calcola il semivariogramma sperimentale. Allora, questo campo, che si chiama FStation ID, che cos'è? È l'identificativo delle stazioni nello shapefile, cioè, questo qua ve l'ha fatto vedere anche l'altra volta Michele, se voi andate ad aprire la tabella di attributi dello shapefile, vedete che la colonnina contenente l'ID è intestata ID, si chiama ID, I piccolo di piccolo. Avrei potuto chiamarla ID, Maria Laura, Giuseppe, Francesco, non è la stessa cosa. Potete chiamarla come vi pare, basta che poi lo andate a specificare coerentemente in questo campo del sim file. Perché vi serve? Perché appunto lui vi associa la colonna dello shapefile con le misure, quindi va a leggere un ID della colonna dello shapefile e va a leggere le misure collegate a quella stazione. Poi c'è quest'altro campo, cutoff divide, state attenti su questo. Allora, che cosa significa? Voi con questo cutoff divide state andando a dirgli in quanti intervalli di distanza volete che lui vada a calcolarvi la semivarianza, cioè questo che vi ho fatto vedere prima. Quindi questi sono gli intervalli di distanza, ok? Come faccio a decidere il numero degli intervalli di distanza in cui deve andare a calcolare la semivarianza? Sostanzialmente voi vi dovete regolare sul numero di stazioni che sono attive in un determinato time step, ovvero. Allora, nel nostro caso noi stiamo lavorando con ben 93 stazioni. Che cosa abbiamo visto? Che mediamente le stazioni attive, cioè quelle là che appunto non hanno no value, che stanno fornendo dei dati, sono circa una sessantina. Quindi abbiamo deciso di calcolare la semivarianza dividendo queste 60 stazioni sostanzialmente in 8 blocchi, più o meno, in 8 classi di distanza. Va bene? Quindi ogni volta voi dovete andate a studiare un po' i vostri dati di input e a vedere se, per esempio, avete 10 stazioni e mediamente me ne stanno funzionando 8, non potete andare a scegliere 8 intervalli di distanza, perché state calcolando la semivarianza praticamente una stazione per ogni intervallo e dovete avere almeno appunto quelle 5-6 stazioni per ogni intervallo, quindi per ogni
intervallo di distanza. Quindi significa che se nel vostro caso, se stanno lavorando una decina di stazioni, significa che il vostro cutoff divide dovrà essere 3-4. Ok? Perché ovviamente la semivarianza, se la calcolate su due stazioni, esce un valore falsato, ma ovviamente se la calcolate su 100 stazioni comunque esce un valore falsato, quindi dovete riuscire a trovare un valore intermedio che vi permetta di avere un semivariogramma sperimentale che sia coerente. Poi ci sono quindi le due componenti che sono i writer, che sono appunto i writer, i taxi residuator writer, che sono appunto gli scrittori che si occupano di scrivere i vostri output, che sono appunto in questo caso le distanze calcolate sulla temperatura di temperatura e il semivariogramma sperimentale calcolato sui dati di temperatura. I parametri di questa componente quindi saranno i percorsi e i file e poi la start date, perché lui vuole sapere da quando inizierà a scrivere questi dati, quindi la prima data utile, e poi anche in questo caso il time step, quindi 60 minuti, perché stiamo lavorando a scala oraria. Andiamo a vedere l'ultima parte del nostro sim file, che sono appunto le connessioni, e quindi le connessioni sono sempre specificate nello stesso modo, che sono appunto, quindi il lettore dei dati di input, che sono il lettore dei dati di temperatura, diventa l'input del campo semivariogramma sperimentale di un data. Poi il lettore dello shapefile fornisce quindi il campo instation del semivariogramma sperimentale, e poi il semivariogramma sperimentale dà in output le distanze e le semivarianze calcolate, saranno gli input dei due writer. Ok? Ok. Allora, proviamo a far girare questa componente, quindi aprite il sim file rv.sim e fate girare la simulazione. Ok, no, poi no, ok, dalle continuazioni fatte, così andiamo a vedere.